Lei è Azzurra, un golden retriever di 3 mesi e oggi è qua con me perché vogliamo parlarvi di questa età un po' particolare dei cuccioli. I cuccioli di cane nascono, a differenza delle altre specie, come ad esempio i vitelli e i puledri, incapaci completamente di vedere e di sentire. Infatti gli unici sensi che utilizzano sono l'olfatto, il gusto e il tatto, e sono quei sensi fondamentali per la ricerca della mamma, che sarà sua fonte di nutrimento e di calore nei primi giorni. In questi primi giorni di vita è importante che la mamma stia a contatto con la cucciolata affinché possa insegnargli quelle basi fondamentali come il gioco, il morso, la socializzazione con gli altri fratelli, per far sì che possa crescere come un adulto senza paure né timori. Far nascere dei cuccioli è una grande responsabilità, significa accudirli dal giorno in cui nascono fino al momento in cui entreranno a far parte della nuova famiglia. Significa inoltre gestire con amore e competenza quella che sarà la loro scuola di vita. È una scuola molto particolare in cui imparano giocando, conoscendo bambini, adulti, ascoltando suoni e rumori, attraverso i migliori maestri che esistono, la loro mamma e madre natura.